Prima di cominciare con il video vi informo che sul sito Mister HD ci sono gli sconti del 60% ancora validi, trovate tutto quanto in descrizione, c'è anche il codice sconto GTA TV, come vedete ci sono tutti quanti i giochi del momento tra cui Fortnite, come ad esempio Salva il Mondo dove potete comprare tutto quanto ragazzi, c'è anche la barra di ricerca per quanta roba ci sta, in più c'è anche la sezione logicamente GTA 5 dove appunto trovate di tutto, veramente andateci a cercare, vi ripeto è tutto quanto scontato del 60% quindi approfittate. Vi ripeto, c'è la barra di ricerca così potete cercare ciò che preferite e trovare tutto quanto, perché vi ripeto, c'è veramente tantissima roba. Come leggete qui in basso, consegna entro 24 ore e 48 ore, perché ci hanno veramente tantissimi clienti, quindi ci vuole un po' di tempo. Li potete contattare anche su Instagram, trovate il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete detto dal titolo, ci sono delle novità per quanto riguarda l'auto del podio. Infatti è cambiata proprio la lista, Rockstar ha aggiunto altri veicoli. In più GTA 5 è gratis sul Game Pass Xbox, adesso ne andremo a parlare. Ovviamente prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale visto che manca pochissimo i 200.000 iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi, lasciate mi piace e condividete questo video con i vostri amici che giocano a GTA. Innanzitutto, senza perdere tempo, partiamo subito con i veicoli del podio. Quindi c'è una lista, per chi non lo sapesse, ogni tot Rockstar l'aggiorna e inserisce dei veicoli che ogni giovedì alle 11 vengono rilasciati. Il primo della lista è la Revolter, a quanto pare sarà anche una versione armata, che costa circa 1,5 milioni, quindi non è proprio un'auto economica. La troverete sul podio. L'ordine con cui vedrete questi veicoli nel video non è appunto un ordine di uscita, ma è semplicemente un ordine casuale. In seguito abbiamo il Free Crawler che costa 500.000 dollari circa, quindi ne varrà la pena, fatemelo sapere nei commenti. Vi informo comunque che il gameplay che state vedendo in sottofondo è una mod su PC, non è un gameplay su PS5, su PS12, no, assolutamente no, sono mod sul PC. In seguito abbiamo la VSTR che era un veicolo già presente sul podio, semplicemente uscirà uno di questi giovedì logicamente. Dopodiché abbiamo la RE7B che è un'auto sportiva, costa 2 milioni e mezzo ed è attualmente l'auto più costosa disponibile visto che la Italy RSX è già uscita. Altra autobomba, a mio avviso, è la Nero Custom, che sarebbe un veicolo di Bennis, costa anche questa qui oltre 1,5 milioni, se non erro quasi 2 milioni, contando anche tutte quante le modifiche. Effettivamente, questa qui conviene vincerla alla ruota della fortuna. In seguito abbiamo la Cucio Drag Race, che è la miglior moto del gioco a mani basse, soprattutto per fare le prove a tempo che cambiano ogni giovedì. Altro veicolo nuovo, ovvero il Winky, che io spero, ragazzi, sia un troll perché non è assolutamente un buon veicolo, fa abbastanza schifo, magari giusto per i collezionisti. O se lo moddate. Dopodiché abbiamo il Drift Yosemite che è un altro veicolo che troverete sul podio di GTA, anche questo qui non costa tantissimo. Altra auto, la Zorusso, che anche questa qui era già presente sul podio ma non è ancora uscita. Infine abbiamo la Tropos Rally che è stata rilasciata gratuitamente questo giovedì, insomma se entrate adesso su GTA l'avrete a 0 dollari e quindi non so se la toglieranno dalla lista, per ora c'è ancora. Tesa ha infatti twittato che la Tropos Rally è gratis attualmente ma potrebbe uscire questa settimana. Se esce questa settimana ragazzi io penso sia un troll assurdo perché è una cosa ridicola. Quindi questi qui sono tutti quanti i nuovi veicoli aggiunti, come vedete questa qui è la lista totale che dura fino al 17 giugno, vi ripeto un veicolo ogni giovedì e sicuramente ne aggiungeranno altri per arrivare appunto a metà luglio quando uscirà il prossimo DLC come ogni anno. Per gli utenti Xbox c'è GTA 5 gratis, un nuovo gioco insomma rilasciato da poco, l'hanno messo gratis sull'Xbox Game Pass, tu avete lo sconto del 20% su qualsiasi edizione di GTA 5. E poi il 10% di sconto su qualsiasi shark card che decidete di acquistare oppure qualsiasi altro contenuto in game. Quindi GTA 5 gratis sull'Xbox Game Pass, cosa significa che potete anche utilizzarlo sul cellulare. Non si può giocare a GTA 5 sul cellulare, non è uscita una versione di GTA 5 sul cellulare, quindi occhio ai clickbait, ho già visto molti post di alcune testate giornalistiche che l'hanno scritto, ma semplicemente ragazzi è un condividischermo, quindi dall'Xbox ve lo vedete sul cellulare, nulla di eccezionale. Poi altra notizia che gira da qualche giorno, ma non era insomma sufficiente per farci un video sopra, almeno secondo me, è che Rockstar semplicemente parteciperà alle E3 del 2021 che si terrà a giugno. Cosa c'è di assolutamente strano? Niente, partecipa ogni anno, solo che non dice mai nulla. Questo potrebbe essere l'anno buono perché giustamente deve uscire la nuova versione GTA 5 nel 2021, nella seconda metà del 2021. Dico sicuramente, ma forse quasi sicuramente diranno qualcosa e mostreranno qualcosa perché per ora non sappiamo veramente ancora niente. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti in generale di tutto questo. Fatemi sapere anche quando secondo voi uscirà la Pantera, visto che deve ancora uscire sta cavolo di Pantera, sono passati 6 mesi, però Rockstar ancora non ci ha fatto sapere niente.
Nel video di giovedì avete visto come Tez ha messo un indizio dicendo che potrebbe essere collegato a un nuovo mistero del Monte Ciliad. Vi ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio la visione e noi ci vediamo al prossimo video.